Questa settimana l'assise dell'ANCI a Torino, quali i temi forti? Beh, l'assemblea annuale dell'ANCI si colloca in un momento molto importante, mentre si consolida sempre di più una ripresa economica che ci fa uscire dalla crisi di questi anni e all'indomani della legge di stabilità, una legge di stabilità che apre una stagione del tutto nuova nel rapporto tra Stato e Comuni, perché dopo anni e anni di leggi di stabilità e leggi di bilancio fondate sui tagli e sull'austerità, per la prima volta c'è una legge di stabilità che invece ha l'obiettivo di favorire la ripresa degli investimenti, la ripresa dei consumi, è espansiva e non taglia risorse ai comuni. La nostra assemblea esaminerà la legge di stabilità, esprimerà le proprie valutazioni, avanzeremo ulteriori proposte per affrontare i tanti temi che riguardano la vita dei comuni italiani, stante che non c'è tema che riguarda la vita delle persone, delle famiglie e delle imprese che non passi per le scrivanie di un sindaco. E quindi l'Assemblea di Torino è l'occasione per rilanciare con forza le proposte intorno a cui garantire ai comuni quell'autonomia finanziaria e organizzativa che è essenziale perché i comuni siano in grado di corrispondere alle attese e alle aspettative dei cittadini. E quindi il mio invito a tutti i sindaci e a tutti gli amministratori locali a essere presenti all'Assemblea il 28, il 29 e il 30 al Lingotto.